Nella lunga maratona di avvicinamento all'atteso e controverso appuntamento dell'Expo di Milano dedicato al cibo, l'undicesimo Forum Internazionale dell'Informazione per la Salvaguardia della Natura, in programma dall'8 all'11 ottobre prossimi e organizzato dall'associazione Green Accord Onlus in collaborazione con il Comune di Napoli, si pone come momento nevralgico di riflessione sul rapporto tra produzioni agricole, modelli di sviluppo e problemi di malnutrizione. Nei 4 giorni dell'evento, l'Ateneo Partenopeo Suor Orsola Benincasa ospiterà alcuni dei massimi esperti mondiali di agricoltura, nutrizione, tutela degli ecosistemi, utilizzo razionale delle risorse. La platea con la quale si confronteranno i relatori è composta da oltre 100 giornalisti provenienti da una cinquantina di paesi di tutti i continenti. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Alfonso Cauteruccio, presidente di Green Accord. Napoli è una città di grande tradizione e cultura, per cui noi vogliamo che Napoli in questi 4 giorni diventi un po' un pensatoio di quello che può essere una delle proposte concrete in vista proprio di sfamare il mondo. Grandi problemi ci sono purtroppo, tanti poveri, troppi. Ci sono istituzioni che stanno lavorando su questi temi, specialmente in particolar modo la FAO, che sarà presente stamattina, quindi potrà illustrarci il panorama della situazione mondiale, ma noi soprattutto vogliamo fondare con ideali l'Expo del 2015. Non vogliamo assolutamente che diventi soltanto una passerella commerciale, vogliamo che sia un incontro di popoli, di culture, di tradizioni, di saperi e di sapori. Alla conferenza stampa di presentazione ha preso parte anche la Curia di Napoli con Don Tonino Palmese, che proprio sul problema della fame nel mondo si è così espresso. C'è una bellissima espressione che la Chiesa italiana e non solo, il mondo missionario qualche anno fa sintetizzava in questo: se vuoi lottare alla fame nel mondo cambia vita. Ecco, mi sembra davvero un presupposto essenziale questo, altrimenti potrebbe diventare uno slogan di lotta, di battaglia contro il nemico di turno, di cui poi sfugge come volto e come responsabilità. Il cambiamento della propria esistenza sicuramente determinerebbe un atteggiamento di grande solidarietà e anche di ricompense, di riparazione nei confronti di chi non ha. Nevralgica la posizione delle banche e degli istituti di credito, ne è convinto il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, il dottor Amedeo Manzo. Sicuramente, diciamo, uno degli obiettivi che all'interno del nostro percorso di carattere aziendale è anche la missione dell'inclusione, la missione del sostegno di aiutare i più deboli, e quindi un appuntamento come questo che vede al centro un tema credo nodale sotto il profilo del futuro dell'umanità, del nostro pianeta, è quello appunto di capire come dobbiamo interagire, come le imprese devono sviluppare un percorso etico, un percorso di solidarietà, un percorso di inclusione, un percorso di sostegno, perché questo è l'etica dell'impresa, la solidarietà sono dei temi che oggettivamente devono essere veramente all'interno dell'agenda di ogni azienda.